Buonasera da Europa TG. Dopo le sanzioni imposte ieri dall'ONU all'Iran per il perseguimento del suo programma nucleare, l'Unione Europea sembra seriamente intenzionata ad applicare sanzioni supplementari al paese mediorientale. La questione sarà discussa in dettaglio dai ministri degli esteri dell'UE che si riuniranno lunedì a Lussemburgo. Le eventuali sanzioni verranno poi comunicate in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo programmato per giovedì prossimo a Bruxelles. Dopo l'Olanda, anche il Belgio si presenterà alle urne domenica per le elezioni legislative. Il leader socialista francofono Elio Di Rupo è il candidato favorito, ma secondo i sondaggi il leader fiammingo Bart De Wever e gli altri partiti indipendentisti incrementano sempre più le proprie adesioni. Lo scenario che si profila è quello di un Belgio spaccato a metà, lungo la linea che divide le due etnie del paese. Un'instabilità tanto più indesiderabile in vista della presidenza di turno dell'Unione Europea che toccherà proprio al Belgio assumere dopo le elezioni. Nella vicina Olanda, nel frattempo, la regina non ha ancora attribuito ufficialmente l'incarico di formare il governo a nessuno dei candidati a causa delle difficoltà nella formazione della coalizione di governo. L'Unione Europea è pronta ad inviare agli Stati Uniti equipaggiamenti speciali per il recupero del greggio nel Golfo del Messico. È quanto reso noto ieri in serata dalla Commissione Europea. In questo modo si spera di fermare la catastrofe ecologica che sta devastando le coste della regione. Svezia, Germania, Norvegia, Regno Unito, Spagna, Olanda e l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima hanno risposto positivamente all'appello della Commissione emesso in seguito ad una richiesta di aiuto degli Stati Uniti relativa a forniture di sistemi per il recupero del petrolio. Il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ha annunciato che la BCE estenderà le proprie linee di credito alle banche europee per i prossimi 3 mesi. L'obiettivo è quello di assicurarsi che gli istituti di credito europei abbiano adeguate risorse finanziarie per rassicurare i mercati. Dal canto suo, la Federazione Bancaria Europea, presieduta dall'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, ha dichiarato che le nuove regole proposte dalla Commissione sul capitale bancario rischiano di avere una ripercussione negativa sulla crescita.